un'amica bellissima, stupenda, un'attrice, una conduttrice, Natascia Stefanenko. Buonanotte, ciao, Natascia. Ciao, Monica, grazie di essere qui. A te. Molto, molto contenta, perché è una storia bellissima. E guarda che abbiamo solo l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda i vivi della tua vita. Comincia tu, il primo che ti viene in mente. Sono diversi, sono davvero diversi, ma forse il più importante è proprio quello del 92. Dovevo scegliere o dopo la laurea proseguire il lavoro di ingegnere metallurgico nella nuova Russia o affacciarmi come modella nell'Occidente misterioso con solo un biglietto da visita, vincitrice di un concorso di bellezza, del primo concorso di bellezza a Mosca, Look of the Year. E allora cominciamo a raccontarla questa storia, perché è molto bella. A Mosca era arrivato il primo McDonald's, c'erano delle file chilometriche. Un giorno, scrive Natascia, ci andai anch'io, 3 ore di coda e dietro di me un truccatore gay, una cosa incredibile da noi all'epoca, che mi propose di truccarmi e di farmi andare a questo concorso The Look of the Year. Per me era una proposta sminuente, perché ero un ingegnere metallurgico, avevo studiato tanto, non certo per finire su una passerella. Poi, forse perché l'attesa, le 3 ore di attesa, perché avevi dato appena un esame, no? Avevi il cervello in fumo, no? Ribaltasti il pensiero e riuscissi a immaginare questo cambiamento come una grande opportunità. E allora? E allora in realtà non avevo capito subito che era un'opportunità. Avevo tanti pregiudizi nei confronti di questo lavoro, perché l'ex Unione Sovietica, noi eravamo di contenuto, insomma, avevamo proprio la cultura diversa completamente. Per noi era una cosa frivola, ridicola e inutile, insomma, farsi vedere e basta. E poi essere bello, belli non era bello. Poi tu eri anche molto alta, tua mamma ti diceva che eri alta, vero? Sì, mia mamma fantastica, mi piaceva, mia mamma che ha messo i complessi. Sì, mia mamma mi ha messo i complessi, perché ogni volta quando vedeva Sanremo diceva: vedi, anche Romina è più alta di Albano. Dico: vedi? Capito, quindi? No, io per sicurezza ti dico, perché era effettivamente 1,64 e io ero già una stangone di più di un 1,80. Sì. Però tu sei cresciuta adesso, grazie anche alla mamma, pensando che fosse più importante essere belli dentro che non belli fuori. Ecco perché la assolutamente difficoltà, sì, no, di decidere di andare a intraprendere quella strada del concorso di bellezza. Ma eravamo tutti così, cioè per noi era importante il contenuto, cioè a quell'epoca se tu dovevi parlare, dovevi dire qualcosa, non era pur parler, cioè certo, non esistevo proprio. E quindi per me sicuramente era una cosa assurda. E quel giorno che è venuto, è arrivato John Casablanca, che è boss di Elite Model Look, insomma, per questo concorso, il primo concorso, è arrivato un americano e per noi era una cosa incredibile. Quel giorno io dovevo fare un appuntamento con il professore per la mia tesi, che mi ricordo ancora il titolo, era Laminazione Radiale Assiale. Penso un po'. Quindi non pensavo a quel concorso di bellezza, però siccome era una cosa molto complessa e il mio professore mi ha massacrato dicendo che devo rifare tutto, eccetera, sono uscita dall'università, che è in centro di Mosca, e ho pensato: devo un attimo rilassarmi, cioè proprio deve essere qualcosa di, o devo fare la passeggiata, qualcosa, non devo pensare più, almeno per oggi, a tutto quello che devo fare. E ho pensato: oh, c'è il concorso, vado a vedere. E quindi è stata una cosa casuale e mi ha sliding doors, mi ha in qualche modo... Hai aperto quella famosa aperto, porta. Aperto, sì, sì, la porta per il futuro. Quindi ho vinto questo concorso, alla fine ho vinto, che adesso non racconto i particolari. E no, racconta i particolari. Ah, vuoi raccontare sì, i particolari? Sì, abbiamo tutto il tempo che vuoi, racconta. È stato divertente perché velocemente sono arrivata lì, era quasi finito il concorso, mancavano pochissime persone, ma erano tipo 700-800 ragazze che volevano tutti farsi vedere, perché l'idea era far vedere il tuo corpo a quel esperto di moda per dopo partecipare al finale, che doveva essere a New York, che infatti è svolto a New York, che io non sono andata perché dovevo finire gli studi, quindi ho rifiutato. Anche lì non si sa, era chissà com'è. Chissà.
che non poteva andare. Comunque, quindi dovevo proprio farmi vedere, ma non volevo assolutamente, perché capisci che era un po' contro di me tutto questo. Però quel ragazzo era talmente... Il truccatore. Sì, truccatore, talmente leggero, talmente in qualche modo, non lo so, l'ho preso insomma in qualche modo... Rassicurante. Sì, rassicurante, mi ha, con il sorriso, mi ha in qualche modo... Indirizzato a questa passerella, ma dovevo veramente solo farmi... vedere e basta. E hai vinto subito? Non subito. Però poi dopo mi ha chiesto John Casablancas di farmi vedere in costume da bagno, anche io ho detto no, assolutamente. E lì anche un'altra volta questo truccatore mi dice: ma ti frega, ma cosa ti importa? Voglio dire, un costume da bagno. Io: no, ma per me è una cosa veramente terribile. Alla fine ha detto: vabbè, solo un pezzo unico, non due pezzi. Quindi era una cosa anche abbastanza ridicola, era di marmo, quindi potevo fare... insomma, non era un problema. Quindi però solo per la parte me... di sopra? No, un pezzo, solo un pezzo intero. Assolutamente intero. Costume intero, quindi questo costume intero. Insomma, è stata una cosa buffa nel mio, ma l'unica cosa che io mi ricordo è che erano tutte le ragazze, queste 800 ragazze che mi guardavano con un odio, chiaramente, perché si vedeva che ero disinteressata completamente. E invece, vedi, poi c'era fatta. Invece allora, tu venivi da questa città segreta, da una città senza nome. Com'era questa città? Allora, sono nata, sì, in questa città. Era bellissima, perché completamente circondata... 36 ore di treno da Mosca. Esatto, lontanissima. Sta tuttora negli Urali. Era circondata completamente dai muri, dal filo spinato, dagli allarmi, con i militari. Non c'era una carta geografica. Non c'era, no, non c'era la carta geografica. Arsenali. Esatto, nucleari per più di 35 anni. Sì, 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 assolutamente. E quindi è una città, noi residenti avevamo il pass che dovevamo esibire ai militari che presidiavano nei pochi varchi di accesso alla città. E quindi per me anche questa città era rassicurante, perché in realtà mi sentivo anche protetta. E poi pensavo che il mondo funzionasse così, che tutti hanno queste città chiuse. Con i muri. Con i muri, con i militari, e tutti hanno il pass. È stato un shock pazzesco per me quando ho iniziato a viaggiare per il nuoto, per fare le gare perché di nuoto. Perché tu a 17 anni poi vai a Mosca, segui tua sorella, no? Io facevo nuoto. Gare di nuoto. Gare di nuoto, e è stato veramente incredibile quando il mondo. Poi. Sì, ma la nostra anche maestra disse: guarda, non potete parlare della nostra città, non potete dire a nessuno dove siete nati, non potete dire mai il nostro numero, perché noi avevamo solo il numero. E quindi è stato veramente molto, molto intenso questo momento, e ho capito che sono diversa, ho capito che vivo in una situazione diverse dalle altre. Allora, tu scrivi infatti: noi abitanti potevamo entrare e uscire perché avevamo un pass, a tutti gli altri era proibito. Mi sentivo protetta, per me era la normalità. Vivevamo sicuri, non ci mancava niente, avevamo bei negozi, cinema, teatri, buoni ospedali, persino università. Sì. Nessuno sentiva il pericolo, solamente dopo la catastrofe di Chernobyl ci accorgemmo della gravità della nostra passata esistenza. Ma da ragazzina mi ha scioccato molto di più Mosca, dove mi sono trasferita per studiare ingegneria metallurgica all'Università Nazionale di Scienza e Tecnologia. Sì, è proprio così. Quindi dopo Chernobyl avete avuto la percezione esatta... Certo, a parte Chernobyl, abbiamo saputo di Chernobyl molto più tardi di voi, sì. Però sì, Chernobyl ha fatto capire a tutti noi cosa vuol dire la radiazione, insomma, che non si poteva scherzare con la radiazione, ma anche noi che stavamo in questa città, che sicuramente era al limite, c'era a rischio, non capivamo, perché la radiazione non si vede. Non percepisci il pericolo. È impalpabile, certo. Assolutamente sì. Senti, nella tua vita poi è cambiato molto, no? Dopo il concorso di bellezza, poi sei venuta in Italia, è cambiato tantissimo. Del periodo che tu hai vissuto lì oggi, qual è il primo ricordo che ti viene in mente? In Russia? Sì, della tua adolescenza. Tantissimi ricordi. La prima cosa?
Ma insomma, pattinaggio sul ghiaccio con papà, che mi insegnava a pattinare sul ghiaccio e mi teneva sempre per quella sciarpa, perché ero imbacucata, perché era meno 40 ogni tanto. Quindi io mi ricordo che potevo anche permettermi di fare qualcosa di più, perché sapevo che lui non mi faceva mai far cadere, perché mi teneva. E quindi quella mano, che è rimasta sempre simbolica fino adesso, che so che c'è questa mano, c'è questa spalla di papà e mamma, che magari economicamente non mi potevano aiutare durante anche insomma tutta questa mia vita, però sapevo che loro mi sostenevano sempre, sarebbero sempre stati per me. Questo è molto importante per me, quindi questi ricordi ricordo, ma ricordo di quegli anni pazzeschi, 91-92, anni molto intensi, che insomma è stato veramente anni contraddittori, anni di crollo dell'Unione Sovietica, che abbiamo vissuto tutti noi, insomma io ho vissuto con la mia pelle. È stato, ci sono tantissimi, cioè 1989 crolla il muro di Berlino, e ma poi... muro di Berlino, sì. Non abbiamo vissuto così intensamente come voi, cioè il nostro i nostri anni proprio cruciali erano 91-92, proprio sì. Il crollo di tutto il nostro nostre sicurezze, cioè perché prima anche erano la crisi, garanzie, la crisi finanziaria, anni, certo. Però quando per 74 anni tu sai che il governo ti garantisce le cose e sono veramente così, e poi track nulla, cambia, cioè la libertà, cioè. Ma non sapevo neanche come gestirla. Tu se ci pensi, cioè, ti aprono le porte e dici ok, sei libera, vai. Ma come gestirla? È una cosa molto importante. Non sapevamo, non conoscevate il senso della libertà. No. Non avevate fatto pratica di libertà. Assolutamente no. Adesso sappiamo. Certo, adesso sì. Certo. Adesso sanno anche i russi. Il valore insomma, importante. È Va molto. Bene, tu arrivi in Italia e voglio arrivare subito a questa storia d'amore, perché l'Italia ti ha regalato tanto, ti ha regalato è una vero. Carriera spettacolare. L'Italia mi ha accolta col sorriso. Vabbè, una carriera spettacolare, perché sei veramente brava come attrice, come conduttrice. Pensa che io mi riguardo sempre Nebbie e Delitti. Ah, per sì, te, con Luca, Barbareschi, Angela. Sì, sì, è una bellissimo Angela, prodotto. Che era, stupendo. Tra l'altro, una bellissima figura, una bellissima serie. E ha fatto tante cose importanti. Poi l'amore, ti ha regalato l'amore, perché sì. Tu hai conosciuto una stilata di moda, anche lì che casualmente è diventato tuo marito, sì. E che è ancora al tuo fianco con grande, 30 grande anni insieme. Felicità. E tu dici, fece una scommessa, lui è Luca Sabbioni, fece sì. Una scommessa, mi avrebbe portato a letto nel giro di 48 ore. Anche tremendo. Lui aveva un pregiudizio. Russa, ma seria non era possibile. Eh sì, perché negli bella. Anni 90 era così. Perse la scommessa, ma fu bravo a confessarmelo prima che tra noi succedesse qualcosa di davvero importante. E mi rivelò, ho scommesso una pizza, poi quando ti ho visto in costume ho aggiunto lo spumante. Capisci, la pizza e lo spumante. Però è stato anche simpatico, quando mi ha raccontato è stato veramente Senti, simpatico. Ma se avessi vinto la scommessa... Non l'avresti, cioè se ti avesse detto ho vinto... Ma so. Conoscendomi sarebbe veramente impossibile, certo. Conoscendomi. No, però poteva essere un uomo così bello, no? Ma no, ma ti dirò sinceramente, non era neanche il mio tipo. Non era neanche tu tipo. Sì, perché fin no, troppo se tu bello. Se ci fossi andata a letto, per dire, e lui dopo ti avesse detto, guarda, era una scommessa, ah, ecco, lì l'avresti ah, salutato sarebbe per sempre. Sì, sì, per sì, sempre. Sì. Assolutamente. Assolutamente, assolutamente sì. Perché non era più un gioco. A quel è punto... stato veramente molto bravo a gestire le situazioni, abbastanza imbarazzante, perché se ci pensi, sì, sarebbe però stato sgradevolissimo. Sincero. Sincero e al momento giusto. Senti, ha detto questo al momento poi giusto. Poi altre cose belle di quel corteggiamento che ti ricordi? Ma siamo stati sempre subito... Cioè, lui mi ha insegnato la fiducia, per la esempio. Fiducia. Lui è stato veramente molto bravo. Prima di tutto, sin dall'inizio, quando abbiamo deciso anche di sposarci, perché alla fine ci siamo sposati quasi subito, dopo 2 anni e mezzo, ho obbligato io lui a sposarmi. Come l'hai obbligato? No, ma perché... Io impazzivo con il passaporto russo, per Vabbè. Carità, è la mia terra, amo la mia terra, però il passaporto russo non era proprio molto, e allora molto... volevi il passaporto italiano. Assolutamente, perché non potevo più lavorare, nel Povero senso per Luca. Lavoro, solo per lavoro. Sto quindi scherzando. Io mi mandavano, che ne so, a lavorare in Inghilterra o mandavano in America, ma non potevo andare subito perché dovevo fare il visto, dovevo perdere il tempo e perdevo lavori, sempre. A parte sapevo che era una persona giusta, è una cosa stranissima che prima di lui ho avuto le storie intense, ma... Sapevo che non era la mia persona. Quando ho conosciuto Luca, ero quasi subito sicura
Non lo so perché, forse noi donne sentiamo questo, percepiamo qualcosa. Quindi nel 95... Quindi non era il tuo tipo fisicamente, anche se molto bello. Cosa aveva di speciale? Lui è di una bellezza interiore pazzesca, quindi per me adesso è il mio tipo, è bellissimo, è super bello, è più bello del mondo, tutto quello che vuoi. Però sì, cioè, all'inizio subito non mi ha colpito per la sua bellezza, mi ha colpito poi dopo con la sua propria personalità. E quindi nel 95 era, non so perché, mi sentivo proprio che il che periodo giustissimo, allora, glielo ho detto, che ci amiamo, ci sposiamo, basta. Che matrimonio è stato? È stato un bellissimo matrimonio, è stata una festa a Sant'Elpidio a Mare, nelle Marche, dove abitiamo tuttora. E tutti si ricordano di questa festa perché sono arrivati i modelli, tutti i nostri amici, cantanti, abbiamo fatto una festa incredibile che veramente hanno parlato per anni di quella festa, proprio una festa. Allora, poi hai raccontato che l'unica vera crisi matrimoniale c'è stata nel 2000 quando è nata vostra figlia Sasha. Io non ne volevo più sapere del sesso. Hai detto, è vero. Ero fuori di testa, mi importava solo della mia bambina. È vero. E poi invece hai capito come far durare l'amore, hai capito che se l'amore si rompe va riparato, non buttato via, bisogna avere la pazienza giusta per rimettere insieme le cose. Siamo una squadra in tutto e per tutto. Com'è stata quella crisi? È stata una crisi come credo tutte le mamme, tante mamme hanno queste crisi postparto. Eri mamma e basta. Ero mamma e basta, non mi importava di lui, non mi importava di nessuno, neanche di lavoro mio, che lui mi diceva ma vai là, perché dopo 8 giorni dopo il parto io ero in onda. E quindi, ma ero in onda perché mi aspettavano per un programma in Rai, quindi dovevo proprio per forza farlo. E con le lacrime agli occhi andavo a lavorare, quindi era veramente molto difficile e lui è stato bravissimo a starmi vicino, a in qualche modo calmarmi. Ma c'è stato un vero e proprio bivio, nel senso che siete andati vicini alla possibilità anche di separarvi? No, mai. Piuttosto io proprio non riuscivo proprio a vederlo come uomo per un po' di mesi, ma anche quando... E cosa è successo che ha fatto ripartire questa passione? È successo che la sua pazienza. Lui è veramente, allora mi ha insegnato la fiducia, perché lui si fidava sempre di me, che mi sembrava un po' strano, io poi russa, cioè insomma ero controllata, poi magari donna, semplice donna che è un po' gelosa, un po' controllava un po' le situazioni eccetera. Invece lui mi diceva sempre vai, divertiti, non ti preoccupare, esci, figurati, ti aspetto. Mi sembrava strano, ma che strano. Ma quello è l'amore, eh? L'amore e questo così. È l'amore. L'amore. Quindi è io fino adesso ho questa fiducia con rispetto, non è una fiducia stupida che tu dici vabbè sarà uno sciocco, no, proprio quel rispetto. Non sei mai stata gelosa di Luca? Lui non mi ha mai provocato la gelosia, non ha mai cercato di non provocare mai la gelosia. Per esempio, quando andavamo in discoteca insieme o qualche festa, se si avvicinava una ragazza, lui cercava me per presentarmela, ogni tanto dicevo, ma dai Luca, parla, non ti preoccupare, sereno, stai, cioè, anch'io mi fido di te, chiacchiera, cioè, goditi un momento che magari una ragazza ti fa un po' gli occhietti dolci, non importa. Bellissimo. Invece in questo lui è sempre stato molto più rispettoso Avete di me. Avete deciso di avere una sola figlia oppure invece è venuta non solo è capitato, una? Non è capitato, perché io subito poi ho iniziato a lavorare tantissimo e poi non è capitato, non è successo. Come ti immagini tra 10 anni aprendo una porta? Cosa ti piacerebbe trovare? Serenità, quella che cerchiamo sempre. Abbiamo investito tutti e due nella famiglia, quindi cerchiamo di stare proprio attentissimi a quella nostra serenità che abbiamo costruito da anni, al nostro trio, che c'è anche mia figlia, Luca, e mio marito, Luca, Sasha e Natasha. Sì, sì. Cioè, la Luca, fantasia. Sasha e Natasha. Esatto, c'è questo bello nome. E quindi sì, vorrei essere serena, vorrei passare il tempo a chiacchierare. Fondo, non hai rimpianti, sei una donna felice. Rimpianti no, magari qualcosa che non è andato storto, ma sicuramente senza magari, qualcosa è andato storto che mi ha insegnato tantissime Però cose. Però si vede dai tuoi occhi che sei una donna compiuta,
una donna che contenta. Non lo so, Monica, cioè, contenta, io cerco la serenità in tutto e cerco di vedere sempre qualcosa di positivo anche nella negatività. Magari, non so, succede qualche cosa, penso, forse questo mi fa capire. Qual è stato il dolore più grande della tua vita? Fino ma la perdita di mia nonna, che il mio angelo custode è sempre stato, e mi ha insegnato moltissimo, perché era religiosa, certo. E nell'ex Unione Sovietica eravamo tutti atei per forza, quindi lei mi ha una insegnato. Una nonna a cui eri molto legata. Sì, molto legata, e grazie a lei mi sono battezzata a 40 anni. Quindi tu sei di religione ortodossa. Sì, sono ortodossa. Che rapporto hai con la fede oggi? Attraverso lei. Io ho questa fede, questa energia, chiamerei energia più che altro, molto, molto bello questo rapporto, e lei, attraverso lei chiedo le cose, attraverso lei parlo. Come si chiamava? Lidia. Lidia. È un angelo custode veramente, mi ha insegnato, lei ha avuto una vita molto intensa, all'epoca era durissimo, è stato durissimo per lei, era anche moglie di nemico del popolo, casualmente è successo un incidente con suo marito, insomma ha vissuto tantissime cose, ma è incredibile che non è mai... non si è mai chiusa nel suo dolore, ha sempre perdonato a tutti che hanno fatto male a lei, che c'erano tantissimi, tanti. Anche quasi praticamente senza motivo. Quindi la forza. Quindi lei proprio mi ha insegnato anche perdono, il perdono, amore nonostante tutto. Della rinascita da lì. Esatto. Tu sei una testimonianza d'amore. Grazie. Natasha.